Benvenuti su Underground C. Continuiamo con il nostro game plan di Azorius Control. La partita precedente è stata molto rapida e dolorosa, ma qui devo dire che ho peccato io di ingenuità non giocando correttamente un incantesimo, ma come avete visto certi mazzi veloci sono molto punitivi e vedo che i mazzi rapidi sono sulla nostra strada ancora questa volta. Siamo partiti, ecco, un pochettino lenti, ma dobbiamo rivitalizzare, che se ci capita un mono rosso, come probabile che sia, ci può già dare un minimo di ossigeno almeno per arrivare. Eccolo qua, il mescino ci punisce subito, ma noi avremo, si spera, abbastanza mana a breve per... Oh, Teferi. Non è il massimo ovviamente contro un mazzo che fa botti, perché i Planeswalker sono facilmente attaccabili. Oh, questo muro è un problema. Però, infatti, tutti i nostri sforzi di life gain sono andati in fumo in un'azione. Però continuiamo a pescare terre e questo non ci dispiace, anche perché con 5 terre potremmo spazzar via campo elettromagnetico. Intanto cominciamo con la nostra azione di counter e soprattutto di scry. Abbiamo bisogno del doppio bianco per nuova purificatrice, quindi la pianura ci piace. Lui continua a spararci danni come normale che faccia il mono rosso, e noi siamo a 10 punti vita, che non... però lui ha due carte e noi ne abbiamo qualcuna in più. Oh, benissimo, questo a vaporiera, il vaporigero è sicuramente un'ottima carta per lui e un ottimo counter per noi. Lui è 8, direi che adesso guadagniamo vita e peschiamo. Noi continuiamo a pescare terre, io sto sperando che lui giochi, si svuoti completamente la mano. Ah, no. Direi che è tempo della nuova. Facciamo anche 4 punti vita sono veramente... Oh, rivitalizzare al momento giusto. Ora lui ha quella creatura e nulla... Ah sì, perché deve avere... Bene. Il secondo Teferi in questo momento è un toccasana. Questo è un Planeswalker che in un mazzo simile veramente ci dà un boost incredibile. Noi naturalmente non ci smettiamo mai, continuiamo a pescare terre, però il nostro avversario a quanto pare sta cercando di... eccolo, ah, scarta, si vede che è a corto di spari, giustamente li sta cercando disperatamente. Ci porta a 2 punti, ma noi abbiamo dalla nostra Teferi e auguriamoci di pescare. Niente da fare, allora giochiamo pesante. Azor ha due bei vantaggi: il primo è che impedisce per un turno all'avversario di giocare magie e quindi ci aiuta un attimo a stabilizzare il board. Dall'altra ci fa fare una... Ok, noi vedete, come vedete abbiamo pescato 800 terre, no, direi che adesso attiviamo il suo effetto per un po'. Un po' quanto...
adesso vediamo di capire qua, come sempre quando ci sono questi costi con il, ecco, perché non li stai, ecco, naturalmente. Io veramente questi meccanismi che ogni tanto funzionano in un modo, ogni tanto in un altro, non riesco mai a capire. Vabbè, auguriamoci che il prossimo turno non arrivi qualcosa di spiacevole, se no abbiamo buttato via un'altra partita. Avremmo potuto guadagnare un po' di vita e metterci al sicuro, ma a quanto pare il nostro avversario, misteriosamente, o sta continuando a pescare terre e dissimula, ma gioca muro. Che brutta cosa. Va bene, allora ora facciamo così, dai, rimbalziamo il nostro muro, che ora vediamo di non sbagliare. Quindi devo farmi conti a mano, ne ho 3. Ho 10 mana, quindi faccio 6, 5, sono 8, oh, facciamo 5, va. 4, 5, va. Facciamo 5. Ecco, e qui non ci fa fare il conteggio. Allora, facciamo la mano. Giochiamo più bianco. Ok, Search of Xanta ci fa molto comodo. Ok, ora giochiamo lui, tanto non abbiamo pescato un counter a pagarlo, né spell a basso costo, quindi scartiamo un po' di carte. Tra l'altro avrei potuto giocare Torre del Reliquario, no? Per la cronaca, ma visto che continuiamo a pescare terra il problema non si... Ah, si è arreso, ci è andata bene questa volta. Ci si rivede presto qui su Underground Sea. Ogni tanto troviamo un avversario benevolo. Alla prossima! Questo video è disponibile grazie a daltenda.com, vendita online e distribuzione giochi.